Ne sai di cose riguardo la Danimarca, ma sono sicuro che non sai a cosa somigliano i suoi cavalli. Ti parlo in particolare del Knapstrup. Attenzione, stai per meravigliarti. Questa razza di cavalli danese è l'incrocio di una puledra andalusa col mantello maculato e di uno stallone Frederiksborg. Queste macchie possono variare dal leopardo, dal fiocco di neve o dallo smerigliato e molte altre. È un po' il dalmata dei cavalli. Il Knapstrup ha una bellezza fuori dal comune. È un cavallo solido, robusto, rustico e molto facile da domare. Ha la testa pesante ma molto armoniosa. Non è un cavallo da gara, ma piuttosto un cavallo da passeggiata, ideale per le piccole gite in riva al mare. Ha bisogno di dolcezza, amore, tenerezza e per nessun motivo di brutalità. Peraltro, molto tempo fa, questi cavalli hanno servito l'esercito danese durante la prima guerra di Schleswig, ma siccome il loro manto percettibile ha fatto di loro dei bersagli molto facili, sono stati destinati ad altre discipline. Il Knapstrup è molto apprezzato per il suo mantello, cosa che fa in modo che quando passa da vicino è un vero e proprio spettacolo che si offre ai tuoi occhi. Inizialmente farai fatica ad abituarti a questo mantello maculato, ma man mano ti renderai conto che questo cavallo è molto più bello di quanto possa sembrare sulla foto. Hai appena guardato un vecchio film, Tir Na Nong. È vietato portare cavalli in città. E sei stato talmente soggiogato dalla bellezza della razza dei cavalli che vi compaiono che vorresti sapere di quale si tratta. Non serve andare su Google, ti diciamo tutto. Si tratta del Gypsy Vanner, un cavallo carismatico e pieno di fascino proveniente dalle isole britanniche. È riconoscibile da lontano, specialmente grazie al suo aspetto tozzo, la posizione della testa alta che gli dà un aspetto fiero, la sua linea atipica, i suoi crini e i suoi fanoni folti e densi. Il Gypsy Vanner è un cavallo a sangue freddo, è amichevole e tenero ed è ciò che fa il suo successo. È utilizzato prevalentemente per il tempo libero, lo spettacolo e per l'ippoterapia. Non c'è da stupirsi, è un British. Per possederne uno ci sarà bisogno di spendere tutti i tuoi risparmi perché è un cavallo di valore. Se i paesi dell'Asia centrale ti affascinano, e più particolarmente il Turkmenistan, sarai ancora più meravigliato dal cavallo che proviene da questa regione. Vuoi sapere di che razza si tratta? Attenzione! Ecco l'Akalteke. È una razza di cavalli da sella, nota per il suo mantello incredibile dai riflessi dorati, la sua morfologia elegante e fine, la sua muscolatura impressionante, ma anche per la sua resistenza e la sua velocità quasi imbattibili. L'Akalteke è cresciuto in Kazakistan, in Russia, ma anche in molti paesi occidentali che hanno voluto portare questa razza eccezionale da loro, come la Germania, la Svizzera, gli Stati Uniti e la Francia. Ad eccezione di tutta la bellezza che sprigiona, l'Akalteke possiede un aspetto maestoso e armonioso. Quando cammina si sente leggero e molto flessibile. Per quanto riguarda il temperamento, è famoso per essere affidabile, intelligente, ma un po' vivace, nervoso, testardo e capriccioso. Ora hai una buona ragione per andare a visitare il Turkmenistan. Ora bisognerà andare nel delta del Rodano per scoprire il Camargh, questo sontuoso cavallo da sella, rustico, dal mantello grigio, che si schiarisce man mano che passa da puledro a cavallo adulto. Il Camargh vive solitamente in libertà nelle paludi e nessuno è ancora riuscito a determinare le sue origini. La cosa certa è quella che fa parte di una delle razze più antiche del mondo. È famoso per avere un aspetto grazioso, un'andatura a passo lungo, un trotto energico e raccolto, così come un galoppo molto veloce. È sicuramente per questo motivo che è stato messo al centro della telecamera per i film White Mane e Ulisse non deve mai morire. Conosci un mucchio di razze di cavallo, ma sono sicuro che non hai ancora mai visto quello che ti sto per mostrare. Seguimi, partiamo verso la Norvegia. Ti presento il Fjord, una razza meravigliosa considerata come pura, discendente da cavalli asiatici primitivi arrivati in Norvegia dall'est ed emblema nazionale del paese. Un cavallo dal mantello beige, dorato, che si caratterizza da una criniera corta e una morfologia robusta per una dimensione ridotta. Si distingue anche per la sua testa da pony pesante e il suo collo spesso, un garrese poco pronunciato. Zampe larghe e muscolose e piccoli occhi scuri e distanziati. Ci piace per le sue qualità da cavallo placido, tenero, agile, flessibile e soprattutto polivalente. È montato o sfruttato nel lavoro, nell'agricoltura come nell'equitazione. Anche se è piccolo, è dotato di una forza incredibile che può tirare pesanti carichi e portare uomini adulti. Una vera piccola meraviglia. Navighi su internet in cerca di un bel quadro da appendere nel tuo salotto, quando ti fermi di punto in bianco davanti a un capolavoro. Sopra è dipinto un meraviglioso Appaloosa. Se lo trovi incantevole è perché questa razza da sella, proveniente dagli Stati Uniti, ha delle caratteristiche fisiche fuori dal comune. Ha un mantello maculato, i cui colori e le forme variano, mascherato macchiato, leopardo o varnish roan. Ha una piccola testa rettilinea, dotata di una pelle marmorizzata verso le estremità del muso, un'incollatura lunga, un largo petto, costole ben paffute,
ungarese mediamente alto, cosce carnose, avambracci muscolosi e larghi che si assottigliano verso le ginocchia, così come un garretto netto, dritto e largo. La palusa è docile, calmo, agile e molto recettivo, cosa che lo rende collaborativo e anche molto robusto e resistente. Trae i suoi afflussi di sangue dai suoi antenati, il Quarter Horse è il puro sangue, un vero colpo di fulmine. Hai già sentito parlare del puro sangue arabo, ma non sai granché a riguardo. In ogni caso, non sai distinguerlo da un altro cavallo. Ti sto per dire tutto ciò che lo rende eccezionale. Proveniente direttamente dal Medio Oriente, il puro sangue arabo è riconosciuto come il cavallo più bello del pianeta. Questa razza equina è anche una di quelle più antiche del mondo. La sua bellezza eccezionale, il suo profilo concavo, la sua testa maestosa, la sua coda alzata, la sua incollatura arcuata fanno in modo che non ci si stanca di ammirarlo. Molto apprezzato, il puro sangue ha qualcosa di misterioso in sé, è grazioso, flessibile, leggero, un po' come un primo ballerino. Il suo mantello, fine, dai colori variabili, il suo pelo corto e setoso, i suoi grandi occhi neri tenebrosi, il suo sguardo profondo e vivace, ma anche molto espressivo, le sue narici aperte, le gambe potenti e fini, tutto questo aspetto superbo gli attribuiscono il suo soprannome di principe del deserto. Il puro sangue arabo non è soltanto bello, è anche agile, dinamico, ardente, ipersensibile, intelligente, curioso, giocoso, super dotato e soprattutto estremamente veloce. Ama anche tanto le coccole e tende ad apprezzare il calore umano. È vero che sentendo ciò avrai forse un po' paura di avvicinarti, ma non preoccuparti, è il più amorevole di tutti i cavalli. Fin qui hai visto più razze di cavalli potenti e impressionanti. Ora sono sicuro che vuoi un po' di dolcezza. Attenzione, il tuo cuoricino si scioglierà. Ecco il Falabella, 70 kg di amore e 80 cm di carineria. Questo cavallo in miniatura è uno dei più bei cavalli del mondo. Proveniente dall'Argentina, deve il suo nome a una famiglia famosa per allevare questa razza di equini. Anche se ti sembra fragile e gracile, non toglie che sia un cavallo come gli altri. Possiede una forza impressionante. È un cavallo rustico e non molto capriccioso, che ha tuttavia bisogno di spazio. È un ottimo animale da compagnia, è adorabile e molto coinvolgente. Gli piace anche qualsiasi tipo di disciplina, tra le quali il traino e l'equitazione, altrimenti si sarebbe benissimo mescolato con il paesaggio campestre della tua piccola fattoria, in cui può restare qui a non far nulla, ad eccezione di pascolare tutto il giorno. Solo a vederlo è un vero piacere. Ti piacciono molto gli animali, ma non i cavalli. Sì, lo ammetto, è raro non amare i cavalli, ma oggi ti sto per mostrare un cavallo d'eccezione, il quale ti farà molto probabilmente cambiare idea. Guarda questa meraviglia. Il Morgan è una razza proveniente dagli Stati Uniti. Misura circa 1,50 m al garrese. Ha una testa espressiva, con labbra fini, una fronte larga, grandi occhi penetranti, un'incollatura arcuata e fine, i quali gli danno un aspetto elegante, delicato e molto raffinato. Ha un corpo compatto, una sagoma armoniosa, ma al contempo atletica. Il Morgan è incredibile. Potente, docile, intelligente, coraggioso, leale e soprattutto molto polivalente. Eccelle in tutti gli ambiti: tempo libero, discipline equestri, traino, gare, non ti deluderà mai. È anche un vero amico, visto che il Morgan è molto socievole, ama il calore umano ed è molto amorevole con il suo padrone. Beh, è un cavallo nato per piacere. So che ti senti un po' ridicolo di aver avuto dei pregiudizi sui cavalli, ma ora sono sicuro che hai cambiato idea vedendo il Morgan. Ti piace l'Andalusia? Vuoi un'altra ragione per amarla di più? Inspira forte e senti tutta la forza spagnola che sprigiona questo meraviglioso cavallo andaluso, un cavallo senza pari. L'andaluso è un cavallo da spettacolo che impressiona solo pavoneggiandosi davanti a te. Un mantello grigio chiaro, un corpo compatto, ben scolpito, potente e molto raffinato. Questo cavallo elegante è dotato di una forte presenza. Manca un po' in velocità, ma è tuttavia imbattibile a livello di agilità. Tra l'altro, in passato era un cavallo da guerra, ma da allora ha ritrovato le sue lettere di nobiltà e al giorno d'oggi è molto apprezzato per la sua eleganza insolita. Si caratterizza soprattutto per il suo atteggiamento naturale quando scalpita e quando passa. Il cavallo andaluso è un cavallo facile da allevare ed intelligente, è orgoglioso e coraggioso, normale per uno spagnolo. È dotato di un temperamento piacevole, docile e resistente. È solitamente lui che si monta durante delle corride in Spagna. Questo piccolo ritratto ha alimentato la tua curiosità e sei deluso di non poterti recare in Andalusia per ammirare una bella razza pura spagnola. Ma aspetta fino alle tue prossime vacanze. Conosci i Kardashian e tutto il glamour che circonda questo nome? Beh, oggi stai per scoprire il Kardashian dei cavalli. Rischi di diventare geloso di un cavallo dopo questo. Il Frisone è una razza di cavalli da sella proveniente dai Paesi Bassi. Famoso per uno stupendo mantello nero, ebano e brillante, da cui il suo soprannome, la perla nera, il Frisone rasenta la perfezione. È un prestigioso cavallo che ha avuto un passato movimentato tra la guerra e la corsa di trotto. Al giorno d'oggi protetto, il Frisone si è ridorato il blasone e ha ritrovato il suo carisma e il suo valore.
migliore e molto apprezzato per lo spettacolo che offre, compare persino nei film. Il frisone si caratterizza per la sua eleganza, la sua posizione della testa raffinata, il suo aspetto, la sua prestanza, la sua docilità e il suo trotto energico. È dotato di un ottimo carattere, ha una mente molto equilibrata ma può talvolta mostrarsi un po' troppo vivace. Il frisone è solitamente tenero, delicato e molto gentile. Se ne possiedi uno un giorno, farai fatica a domarlo, visto che ci vorrà molta destrezza per non forzarlo. Invece, proverai piacere a farlo, visto che impara molto presto. So già qual è quello che preferisci tra tutti questi cavalli. Ora dici come trovi questi cavalli e quale secondo te è quello più bello. Ecco due video che potrebbero anche loro interessarti. Non esitare a dare un'occhiata sul nostro canale, altri video altrettanto interessanti ti aspettano. Grazie e a presto!